Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Come posso presentarlo? L'uomo dei record, perché hai vinto per due edizioni consecutive tra i giovani, tra i big e il festival. Ciao Francesco Gabbani, ben ritrovato. Ciao a tutti gli amici di Radio Bruno, un piacere essere qua di nuovo al festival e di nuovo su Radio Bruno con voi. Siamo contentissimi, una canzone che nel ritornello ha un fischio molto particolare. Sì. Ma tutta la canzone è molto bella. Molto bella, sì, in realtà io ho deciso di tornare al festival proprio perché ho scritto questa canzone che si intitola Viceversa, che anche se ha degli aspetti gabbaniani sicuramente ancora, però probabilmente mostra un mio modo diverso, cioè una mia parte diversa nel modo di far musica, che è sicuramente la parte più intimista ed emozionale, se vogliamo dire, soprattutto che ha dei crismi diversi rispetto a quelli che aveva una canzone come Occidentali Scarma o anche la stessa Amen, quella con cui ho vinto Sanremo Giovani nel 2016, e quindi sono contento di tornare con questo brano che reputo molto autentico e che sto dichiarando che in realtà non ha, anche nel modo poi di performarla sul palco, a priori non ha non ho pensato degli artifici particolari di performance, però poi inevitabilmente il mio modo di essere naturale sul palco magari porterà a qualche movimento, ecco, spontaneo. Perché infatti ha un inizio molto tranquillo al piano e poi insomma sul palco ci si scatena, anche perché tu sei bravissimo in quello. Un pezzo che però hai dichiarato è arrivato proprio in conclusione dell'album e non potevo non presentarlo. Esattamente, perché alla fine, praticamente alla chiusura dell'album, che fra l'altro uscirà il 14 di febbraio per San Valentino. Quella, che bel regalo! è venuta questa canzone proprio nel settembre del 2019, quindi in realtà una manciata di mesi fa. E mi ha fatto insomma decidere di tornare a Sanremo e poi quindi insomma di pubblicare l'album. Allora, parliamo della serata di giovedì. Hai scelto una canzone del 1983, quindi tu avevi pochissimi mesi, quando Toto Cutugno l'ha presentata all'Ariston. Sì. L'italiano. Una canzone conosciuta in tutto il mondo. Sì, e ho scelto di cantare questa canzone perché per due motivi. Il primo, perché anche se ero piccolo quando l'ha cantata per la prima volta Toto Cutugno, che fra l'altro so questa curiosità qui, che è una canzone che lui aveva scritto per Celentano, e quindi un po' già condividiamo questa cosa, perché io ho scritto per il grande Adriano Celentano la canzone del bambino col fucile, ed è una canzone che considero una bellissima canzone, ma che ha costo un po' anche ad Occidentali Scarma. In che senso? Perché è una canzone che ha avuto un successo nazionale popolare e che è andato anche oltre i confini italiani, perché è una delle canzoni più conosciute anche all'estero della storia del Festival di Sanremo, e che credo che sia stata più percepita per la sua potenzialità di orecchiabilità, cioè il fatto che può essere ricantata facilmente, ma che in realtà come Occidentali Scarma nasconde anche una lettura più profonda. È un brano che parla e descrive di quelli che sono un po' i retaggi dell'italianità, dell'essere italiani, che valevano nell'83, quando io, come dici tu, come hai ben detto, avevo pochi mesi, ma che credo che continuino a valere anche oggi, ecco. E quindi mi fa piacere tributare il grande Toto con queste canzoni. Lui ci stupisce sempre, ti ha chiamato, ti ha detto che bello, grazie. Mi ha fatto sapere che fra l'altro mi stima molto, è molto contento insomma che canto questa canzone. Fra l'altro ho scelto di cantarla in realtà non in duetto, ma duetterò con il mio alter ego, che io chiamo l'amico Fritz, cioè sono Francesco e l'amico Fritz. Però devo dire la verità che mentre su Viceversa l'idea è quella di essere molto semplice nel modo di presentarmi, sull'italiano non vi posso dire cosa sarà, però insomma ho in previsione in realtà una performance che renda onore a questa canzone, che gli dia anche una chiave di lettura diversa.
Va bene, io ci ho provato insomma ad avere qualche cosa in anteprima, in esclusiva per i nostri amici di Radio Bruno. Francesco, hai usato la parola semplicità. Mi sembra che tu stia vivendo questo Sanremo, che magari ti comporta dall'esterno delle pressioni, con molta semplicità e tranquillità. Almeno sembra così, Ma è proprio così, è proprio così. Vabbè, un po' perché fortunatamente ho l'esperienza di due festival passati, quindi diciamo che ho avuto modo di prendere le misure, no? Anche di approccio a quella inevitabile tensione che c'è poi quando sei sul palco dell'Ariston, che non va controllata, non va eliminata perché c'è, ma va sfruttata. Mi piace pensare di sfruttarla, poi di trasformarla in energia propositiva. Però detto questo, in realtà mi sto approcciando con molta serenità a questo festival, perché la canzone che porto è, non lo so, è autenticamente sincera, quindi sono proprio sereno di cantarla. Ecco, ho un approccio per cui non ho intenzione di dimostrare a priori niente a nessuno. Canzone bellissima che rappresenta Francesco adesso nel 2020, dai, diciamolo così. Adesso, esatto. Adesso. Perché poi io rimango sempre dell'idea che siamo tutti in evoluzione, quindi è sicura. Però questa è sicuramente una canzone integra rispetto a quello che sono oggi. Molto bene, è stato un piacere averti con noi. Anche per me, come sempre. Lo sai che ti vogliamo un mondo di bene, quindi ti chiediamo un saluto agli amici di Radio Bruno qui. A tutti gli amici di Radio Bruno, tanti baci da Francesco Gabbani. Non ci stanno tutti. Ciao. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con L'Isola dei Tesori, Grissin Bon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,